Inaugurata a Piacenza dal ministro Simonini, la terza mostra internazionale degli idrocarburi. La rassegna costituisce una interessante documentazione di quanto in tutto il mondo viene compiuto per incrementare la ricerca e lo sfruttamento di quella essenziale fonte di energia che sono gli idrocarburi, il cui fabbisogno aumenta di anno in anno con la sempre crescente industrializzazione. Per quel che riguarda in particolare l'Italia, attraverso i vari stand è possibile seguire il più che lusinghiero cammino percorso dal nostro paese nel settore appunto degli idrocarburi. Appena pochi anni fa in questo campo eravamo tra le nazioni diseredate. Oggi, se non ricchi, possiamo considerarci dei benestanti. E il nostro sottosuolo è ancora lungi dall'aver esaurito le sue piacevoli sorprese. A Cap Dai, sulla Costa Azzurra, in una villa sul mare, giungono oggi migliaia di telegrammi da tutto il mondo. Recano frasi di auguri per i coniugi Churchill, che festeggiano le nozze d'oro. Eccolo in luna di miele il giovane Winston. Eccolo durante la Prima Guerra Mondiale. Aveva 62 anni l'irriducibile Winnie quando accettò di guidare la nazione in un momento mortale. Sotto la sua guida l'Inghilterra superò la prova. A Yalta i tre grandi parlarono di pace. Nel sorriso di Churchill un'ombra di tristezza. Vedeva lontano nel futuro. Poi le deliranti giornate della vittoria. Quella vittoria che egli aveva promesso pure attraverso un mare di lacrime e di sangue. Ora Churchill poteva riposare. Ma egli rimane per il mondo intero un fulgido esempio di coraggio, tenacia, genialità. Ospitati in modo signorile e confortevole i fotoreport dagli organizzatori della 13ª edizione della Maschera d'Argento. Serata veramente riuscita. È stata un'autentica festa di raffinata eleganza e di fascino femminile. Dato che c'erano i fotografi, i nostri bravi attori sono intervenuti in fitte schiere. Spigliati e irresistibili, si sono esibiti nel loro vetusto ma sempre divertente repertorio. Ineccepibile l'organizzazione. Tutti hanno trovato immediatamente il loro posto a sedere. Nel programma si parla d'Oscar, della rivista e della radiotelevisione. Data la locale risonanza della manifestazione e dato che siamo a Roma, forse è più opportuno parlare di Oscaretto. Ed ecco alcuni dei moltissimi premiati. Renata Tebaldi, il tenore Mario Del Monaco, Anna Magnani e Aldo Fabrizi. Dopo le piccolissime maschere d'argento, altri doni non ufficiali ma molto più consistenti, offerti da ditte che hanno tenuto a ben precisare il loro nome. La pubblicità è l'anima del commercio. È andata ottimamente in un'atmosfera di rara e discreta signorilità. E quel che più conta, tutti si sono divertiti sino a notte inoltrata. Siamo in Olanda e precisamente a Middelburg. Qui ogni anno, da tutti gli angoli dei Paesi Bassi, convergono destrieri da tiro dai generosi fianchi e i rustici cavalieri. Preme l'animale abituato ai lavori dei campi in attesa dello sportivo cimento che l'attende. Lancia in resta, si tratta di infilare un piccolo anello sospeso a mezz'aria. Inutile pretendere da questi cavalli un irruente galoppo. Ciononostante la folla, composta in gran parte da contadini, sembra apprezzare la buona volontà dei gareggianti. Piuttosto laboriosa la consegna della coppa posta in palio dalla regina Giuliana. Poi si finisce così, faticoso vincere in Olanda. Da secoli l'uomo insegue il sogno di utilizzare il sole quale fonte di energia. Anche i giapponesi si stanno occupando della questione. Un inventore di Tokyo ha collaudato, e sembra con un certo successo, un semplice dispositivo che ha chiamato ombrello solare. Tutto si riduce ad una superficie concava che raccoglie i raggi solari concentrandoli in un normale fornello. Il congegno riesce a sviluppare calore sufficiente per cucinare un pranzetto all'aperto. Inoltre l'ombrello solare ha un altro vantaggio. Ripara dal sole, cioè. Il tutto costa soltanto 1000 lire.